Buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nerazzurra. Oggi possiamo commentare una partita tranquilla. Oh, che bello rilassarsi. Oggi ci dobbiamo un po' rilassare perché la nostra Inter sabato contro il Torino ci ha fatto passare un pomeriggio infernale. Oggi fortunatamente ci ha fatto rilassare, non ci ha regalato delle sorprese negative. Oggi ha battuto 2-0 il Victoria Pilsen e dai, dobbiamo essere ottimisti. Era obbligatorio reagire dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco. La squadra ha reagito abbastanza bene. Oggi è stata una partita discreta. Sì, l'Inter ha dominato per tutta la partita, ha creato tutte le occasioni più pericolose. Ha segnato prima con Dzeko, poi ha segnato il secondo gol un po' tardi. Con Dumfries bisognava essere più cinici già nel primo tempo, però poi la squadra ha controllato bene la partita, non ha concesso nulla. Inzaghi ha fatto un turnover intelligente, bisogna dirlo, perché ha fatto riposare Lautaro, che è entrato solo nel secondo tempo, ha fatto riposare Handanovic, oggi è partito con Onana titolare, ha cambiato Brozovic a partita in corso. Brozovic ha fatto una buona partita, poi è stato rimpiazzato da Slani negli ultimi 5 minuti. Mi è piaciuto Gosens, mi è piaciuto molto Dzeko. Dzeko oggi è stato decisivo perché ha segnato il gol dell'1-0 e ha fornito l'assist a Dumfries per il 2-0, che ha praticamente ucciso tutte le speranze del Victoria. Detto questo, il vero test sarà contro l'Udinese. Per quanto mi riguarda, la squadra non ha superato il momento difficile al 100%, ha superato due prove: la prova di sabato contro il Torino, anche se l'ha superata all'ultimo respiro, e ha superato la prova di oggi, che sì, non era una prova semplicissima, però comunque bisogna dirlo, hai battuto una squadra più debole di te, hai battuto la squadra materasso del girone, parliamoci chiaro, il nostro è un girone infernale, noi. Se vogliamo passare questo girone, dobbiamo fare il risultato contro il Barcellona in casa. Quella sarà la partita decisiva. Lì noi dobbiamo sputare sangue, lì noi ci dobbiamo credere, perché poi andare a vincere a Barcellona è praticamente, non dico impossibile, però è difficilissimo. Fare una gran partita in casa contro il Barcellona non è facile lo stesso, però è comunque più semplice, tra virgolette, perché hai il pubblico dalla tua parte, hai la possibilità di riscattarti dopo la sconfitta col Bayern Monaco, puoi correggere un po' di cose, quindi noi dobbiamo puntare tutto su quella partita lì. Quella sarà la partita decisiva per il nostro girone. Poi è chiaro che mentre l'anno scorso l'Inter era obbligata a superare il girone, quest'anno un po' diverso, non voglio mettere le mani avanti, eh. Io lo dico sempre, se puoi raggiungere un obiettivo devi sputare sangue e devi dare il 100% per raggiungere questo obiettivo. Però la cosa importante è che l'Inter dimostri di avere delle qualità in questo girone. Ha fatto una brutta partita contro il Bayern Monaco, oggi ha dato dei discreti segnali di risveglio. Detto questo, non basta una rondine per fare la primavera. Bisogna dare continuità, bisogna portare a casa i risultati anche in campionato. Un esame importantissimo sarà quello contro l'Udinese. Udine è un campo difficilissimo. L'Udinese ci ha spesso creato problemi. Ora dobbiamo fare una prestazione simile anche a Udine, perché se dovessimo andare a perdere punti a Udine, questa squadra non avrebbe superato al 100% la crisi, anzi ritornerebbe solo indietro. Quindi per me no, la squadra non è guarita, se sarà guarita lo vedremo nelle prossime partite, a cominciare dalla trasferta di Udine. La cosa buona è che Inzaghi oggi ha fatto partire gli uomini giusti, alcuni mi sono piaciuti di più, come per esempio Gosens, come per esempio Brozovic, come Dzeko, che è stato, come ho detto prima, decisivo nei momenti della partita, altri mi sono piaciuti di meno, come per esempio Correa.
a cui io voglio mandare questo messaggio. Caro Correa, tu da quando sei arrivato all'Inter hai fatto due cose buone: le grigliate dopo gli allenamenti, e poi l'unica cosa realmente buona che hai fatto è quella che hai portato allo stadio il pubblico femminile interista, perché sono tutte innamorate di te le ragazze. Però, caro mio, devi anche fare qualcosa in campo. Tu hai segnato una serie di gol inutili. Con la Cremonese, con lo Spezia, l'ultima giornata con la Sampdoria. Oggi sei partito dal primo minuto, ha fatto molto meglio Dzeko, che potrebbe essere tuo zio. Caro mio, datti una mossa, perché per me non sei un bidone clamoroso, ma secondo me sei in grande difficoltà a livello mentale. Cioè, non lo vedo sul pezzo. Cioè, quello è il problema più grosso di Correa. Ripeto, non penso sia il più grande bidone che ha avuto l'Inter, penso però sia un giocatore molto fragile fisicamente e anche mentalmente. Se dobbiamo guardare però i lati positivi, ripeto, Gosens, buona partita anche di Bastoni. Poi, ovvio, la partita è cambiata dopo l'espulsione del loro giocatore, che ha fatto un fallaccio criminale su Barella e giustamente è stato espulso. Poi l'Inter l'ha controllata abbastanza bene, è andato tutto liscio come l'olio. Però, detto questo, sì, partita un po' noiosa in certi momenti, però io lo ripeto sempre, a me importa vincere le partite, non mi interessa giudicare la qualità del gioco, le azioni. Sì, è sempre bello vedere delle partite emozionanti, ma se devo giocare bene e fare delle goleade per poi non raggiungere degli obiettivi, io preferisco giocare meno bene ma vincere. Questo è il concetto fondamentale. Poi, detto questo, ripeto, questo è un girone difficilissimo. Dobbiamo tutti sperare in una vittoria del Bayern Monaco questa sera nel big match contro il Barcellona. Io però temo che ci possa essere un pareggio tra due grandi squadre, ma che un pareggio possa scappare non è assolutamente da escludere. Dobbiamo tutti tifare Bayern e poi sperare di fare il partitone contro il Barcellona. Questa squadra ha vinto contro le grandi d'Europa solo ad Anfield l'anno scorso, quindi è chiamata a vincere anche una grande partita in casa. Perché se sei una squadra di prima fascia in Italia, se hai vinto lo scudetto 2 anni fa e vuoi crescere anche a livello europeo, tu devi fare la voce grossa, non puoi vincere solo contro squadre inferiori in Europa, quindi col Viktoria Plzen, con lo Shakhtar Donetsk, contro lo Sheriff, contro queste squadrette. È meglio sempre vincere, è facile però anche vincere. Devi fare anche il risultato contro una squadra più forte di te. Col Barcellona noi ci dobbiamo provare, questo è evidente. Dobbiamo studiarla bene, dobbiamo farci trovare pronti al 100%. Anche se alcune cose non sono state definitivamente risolte, però è bene vincere le partite, è bene anche per l'allenatore, che ha ricevuto no molte critiche, alcune giustissime, altre un po' eccessive in questi mesi. Io dico questa cosa, ragazzi, a tutti quelli che hanno continuato a chiedere l'esonero di Inzaghi pure dopo la partita contro il Torino: ritornate sul pianeta Terra, perché l'Inter non può permettersi di cambiare un allenatore a stagione in corso. Questo l'ho ripetuto in 100 lingue, lo ripeto pure oggi. Alcuni aspetti di Inzaghi non piacciono neanche a me. Io lo ritengo un buon allenatore, ma niente di più, perché l'anno scorso ha avuto una grande occasione per vincere uno scudetto che poteva tranquillamente portare a casa, e si è comportato male nel girone di ritorno, ha fatto degli errori pesantissimi. Però, ragazzi, è inutile continuare a chiedere delle soluzioni impossibili come il suo esonero. Inzaghi è destinato a rimanere fino al termine della stagione, poi, ovvio, in base ai risultati ottenuti, la società prenderà delle decisioni. Però, finché rimane da noi dobbiamo provare a dargli una mano, a criticarlo in maniera costruttiva, come faccio sempre io, ma sfogarsi gratuitamente, chiedere esoneri a destra e a sinistra, lo trovo demenziale e soprattutto privo di logica. Quindi, piaccia o no, Inzaghi sarà il nostro allenatore fino al termine della stagione. È chiaro che però sarà chiamato a portare a casa risultati importanti, questo è sotto gli occhi di tutti. Oggi ha portato a casa un piccolo risultato, la prova del 9 sarà in casa col Barça, detto in parole povere. In ogni caso, un saluto amici, alla prossima, sempre Forza Inter, e mi raccomando, state preparatevi perché ho delle notizie belle importanti da darvi. Forza Inter.